Ora vi illustrerò il cosiddetto consulto con le tre carte. Il consulto con le tre carte può avvenire scegliendo la linea verticale o la linea orizzontale. Nel caso in cui si sceglie la linea orizzontale, le tre carte rappresentano passato, presente, futuro. Nel caso in cui si sceglie la linea verticale, le carte parlano testa, cuore, pancia. In questo caso, per praticità, io ho scelto tre carte della stessa nuance. Però, nel momento stesso in cui voi vi accingete a scegliere tre carte dal mazzo, e anche in questo caso potete scegliere tre carte che vi piacciono quando volete una risposta diretta, o tre carte che non vi piacciono quando volete una risposta indiretta. La differenza sta nel fatto che la risposta diretta significa leggere progetto e messaggio con l'interpretazione che le carte stesse pongono. Invece, quando si tratta della scelta a specchio, vuol dire capovolgere il significato della carta, capovolgere le parole del progetto e capovolgere le parole del messaggio. Cosa vuol dire capovolgere? Che se il progetto vi dice apri il tuo cuore al nuovo che arriva, vuol dire che ti esorta ad aprire il cuore al nuovo che arriva, quando la carta è stata scelta come preferenziale. Se tu invece la scegli come carta che, tra virgolette, non sceglieresti mai, allora le parole apri il tuo cuore al nuovo significa che l'universo già più volte ti ha suggerito di aprire il tuo cuore, ma sebbene tu sia convinto di aver fatto questa azione, in effetti questo non è.